Ciao a tutti! Eccoci qua! Cosa prepariamo? Un dolce stasera? Un bel dolce! Guardi. Cosa? La torta di mele, ma una torta speciale! Fammi fornire, mica la torta di mele con burro, l'uovo, no! Una ricetta una sana! Torta di mele con... senza uova, quindi anche per i vegani, anche per chi sta a dieta, perché è leggera, è sana, è dietetica ed è buonissima. Senza latte, con latte vegetale. O di avena, o di soia, buona. Quelle che preferite, di nocciola pure è buona. Sono troppo contenta perché le ragazze ce la chiedono da un sacco di tempo questa ricetta delle mele, sì, con mele bio, eccole qua. Prova, 1, 2, 3. Ragazzi, è successo un pasticcio. In fase di montaggio mi sono accorta che manca un pezzo, perché io sono la colpevole, ho dimenticato il microfono spento. Quindi adesso vi faccio un po' di voice over su questo pezzo di video mancante, in cui Paquito se la ride bellamente. Non mi ricordo perché stava ridendo. Comunque dopo ritorna la parte parlata, quindi una piccola parentesi, vi vado a descrivere quello che stavamo facendo. Ci stavamo divertendo molto e lui diceva: lo yogurt questo qua è meglio quello che faccio in casa, però era finito, quindi abbiamo utilizzato questo qua, il Total Zero, che sapete che anche a me piace molto, quello greco magro. In alternativa, soprattutto se siete vegani, potete utilizzare lo yogurt di soia, ve ne è buono uguale, e oppure se siete vegetariani, oppure lo yogurt questo qua greco va bene, magro ovviamente, se state facendo questa ricetta che è dietetica, perché questa è una ricetta pensata per fare una torta sana e dietetica con poche calorie, ed è una torta che molto molto nutriente, molto ricca di vitamine, e va bene anche come pre-sport, pre-allenamento, ma anche a colazione. Questa è pensata proprio per essere mangiata anche tutti i giorni, come merenda sana e colazione sana con poche calorie, perché poi ha la farina integrale, molto molto sana e proteica e buona. Quindi andiamola a preparare. Semplicemente, avete visto, ha tagliato le mele e sulle mele abbiamo messo il limone per non farle annerire, quindi le mettiamo momentaneamente da parte e andiamo a preparare l'impasto. Nell'impasto ci mettiamo lo yogurt, ci mettiamo lo zucchero e man mano aggiungiamo tutti gli ingredienti, mescolando inizialmente con la forchetta. Poi aggiungiamo anche la farina. Noi utilizziamo farina integrale perché ovviamente sapete che è più sana, è ricca di fibre, è veramente sana, salutare e dietetica, rende questa torta dietetica. Voi utilizzate una qualsiasi farina che preferite. E poi abbiamo messo anche l'olio. Poi aggiungiamo un pochino di latte di avena per farla ancora più saporita. Potreste mettere quello di nocciola o di mandorle. E adesso lascio di nuovo la parola al mitico Paquito. Ciao! Vai! E voilà, il nostro frullino! Finalmente! Rosaria, hanno un po' un passino. Rosaria, anche passino, Rosi. Hanno un po' un passino, ti faccio vedere proprio professionale. Aspetta. Questo non lo voglio far vedere, che è lievito biologico. Comunque qualsiasi lievito biologico. No, dico qualsiasi lievito per dolci, no? Sì, sì. Ok, va benissimo. Candida, sbatti canto qua da così. Vabbè. Che devo fare? Lavori proprio della servitù, non lo so. Vabbè. Completamente naturale, ma guardate com'è bella questa torta. Senza burro, senza uova, la possono mangiare i vegani, la può mangiare chi ha dieta, è completamente naturale, è sana, è buonissima, veramente. Adesso mi dai un po' di cannella, scusa. Ma oggi proprio sei proprio grazie. Un comandante, stai comandando. Grazie, tutto. Cara. Quanta cannella? Una puntina, ecco. Una puntina, che insomma, così. Cannella. E adesso mescoliamo questa cannella che abbiamo messo nelle mele per insaporire. Versiamo il tutto nel nostro impasto. Quindi la nostra ricetta è quasi pronta, guardate che è velocissima da fare questa ricetta, Poi lo devi solo incorporare le mele. Incorporare bene tutto. A me piace così, molte mele e poco impasto, perché viene più a sapore di mela e più buona.
Poi ovviamente dipende anche da voi, potete anche metterci meno mele, più mele, in base ai vostri gusti. Voglio questo, viene una squisitezza unica. Bella, Vaghi, è troppo bella. Mi veramente piace troppo assai questa torta. Perché non ci sta niente di nocivo. È buono. Ma poi quando te la mangi la mattina a colazione. Targhi. È troppo buona. Come si suol dire? Una colazione sana, è vero, Vaghi? Con un poco di succo di frutto, oppure un cucchiaio, un bel bicchiere di latte di soia. O latte di avena. Ma pure quel bel cappuccino che faccio io, che a te ti piace tanto. Aspetta un attimo, non è che viene troppo alta, quello di ciubasta. No, sì, ma questo video lo stai facendo anche tu, via. Vuoi fare un saluto? Senza inquadrarti, saluta solo. Mia, le ragazze sono così contente di avere la tua ricetta. No, mia moglie no. Ma come, è gelosa. Non la vuole far comparire in video a Rossi. È un marito padrone, antico. Antico padrone. Amico casolare. Vestiamo. Nonna mia, stasera. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, sei Rossi, diglielo che sei Rossi. Sì, sono Rossi. Sei la creatrice di questa ricetta? Diciamo, l'esecutore per il pacchetto. E la ricetta è tua. Sì. E adesso regalata a tutte le mie fan, vero? Sì, sì. Brava, Rossi. Ciao. Ciao. Ciao, Rossi. Ha detto. Saluto basso. Ha detto ciao, però sta sempre qua, capito? Non se ne va, fa finta e poi gestisce, va bene. Eccola qua, vedete? Così proprio deve venire. C'è qualche parte qualche mela, qualche parte l'impasto. Non deve venire uniforme, è proprio questa la caratteristica della torta. Adesso che facciamo, Paki? La inforniamo? Subito, perché subito c'è il lievito in polvere. A differenza degli impasti tipo pasta. Bravo, infatti vi abbiamo fatto il video dei tipi di lievito. Dove abbiamo spiegato tutti i tipi di lievito, ve lo lascio in sovraimpressione se lo volete vedere. E là vi abbiamo detto che per i dolci, a differenza di pane e pizza, va infornato subito. Vai, Paghito! In forno! Vai! Vado! Ma lasciato solo a me, Paghito, andate qua. Faccio io solo l'assaggio. Ha un profumo troppo troppo bello. Buonissima la mia bella tisanina, torta di mele sana, buonissima, soffice, sapore intenso di mele, sana, delicata e leggera, quindi la potete mangiare tutti. Ciao, alla prossima. Muah!